Sì, grazie Presidente. Guardi, brevemente, dopo l'approvazione della delibera che è stata attesa per oltre 14 anni sul regolamento che disciplinava il servizio per la mobilità per le persone con disabilità, abbiamo incontrato dopo i 60 giorni previsti dal regolamento l'osservatorio che è composto dalle consulte municipali, dalla consulta cittadina, dalle associazioni rappresentative per le disabilità. E in questo primo incontro il delegato della Sindaca all'accessibilità universale ci ha comunicato una serie di segnalazioni che ci venivano fatte, ci venivano poste appunto dall'osservatorio, tra cui ad esempio l'approfondimento, l'ampliamento delle cosiddette FAQ, quindi le domande e le risposte da pubblicare sulla pagina del Comune, che potessero facilitare poi l'iscrizione al servizio, e quindi abbiamo accordato con loro una serie di domande e di risposte da pubblicare sul sito. Ci hanno chiesto di specificare meglio l'accesso ai minorenni che hanno una percentuale di invalidità sempre pari al 100% e l'allungamento dei tempi previsti per l'iscrizione perché ricadevano in un periodo di affaticamento per i CAF, in quanto avevano ricevuto numerose domande per il reddito di cittadinanza. Quindi abbiamo proceduto alla scrittura. La interrompo perché chiedo cortesemente ai colleghi di prendere posto, di fare silenzio. Non è tollerabile che si faccia fatica ad ascoltare gli interventi. Quindi, colleghi, cortesemente, cerchiamo di fare silenzio. Prego, consigliera Ficcardi, prosegua. Sì, quindi aggiunto insomma delle domande e risposte sul sito di Roma Capitale per facilitare l'iscrizione. Abbiamo meglio specificato l'accesso al servizio dei minorenni con invalidità pari al 100% e l'allungamento dei tempi che erano già previsti per l'iscrizione, in quanto ci hanno segnalato che i CAF erano affaticati dall'iscrizione per il reddito di cittadinanza. Quindi abbiamo proceduto alla scrittura di questo brevissimo atto che è diciamo una garanzia di un'attenzione che abbiamo riservato al servizio e alle persone che usufruiscono del servizio e che intendiamo garantire per tutto il nostro mandato. Questo è assicurato naturalmente dagli incontri dell'osservatorio disciplinato nel regolamento del trasporto per le persone con disabilità. Non so se è riuscito a raggiungerci il delegato della sindaca, e se è possibile, Presidente, le chiederei di concedere qualche minuto al delegato della sindaca, visto che ha profuso un particolare impegno insomma, a questo lavoro, a questo regolamento, così che possa aggiungere insomma, un piccolo contributo. Grazie.